Si riuniranno all'inizio della prossima settimana nell'aula consiliare di Carzoli i sindaci di Abruzzo e Lazio in lotta da un anno e due mesi contro il caro pedaggi e la mancata messa in sicurezza delle autostrade A24 e A25. Archiviate le elezioni regionali e senza più il pericolo di strumentalizzare politicamente la questione, oggi la sindaca di Carzoli, Velia Nazzarro, portavoce dei sindaci dei territori attraversati dalle due tratte autostradali, chiamerà raccolti i sostenitori della protesta. La sindaca di Carzoli ribadisce la volontà di dare una smossa al governo, silente su questo fronte da mesi, anche con manifestazioni rumorose ed eclatanti, perché, dice, è inconcepibile il muro di silenzio e di polemica alzato dal ministro dei trasporti Danilo Toninelli nei confronti dei sindaci che chiedono l'aiuto dello Stato. Aiuto a non gravare più sui loro territori e sui cittadini con il salasso dei rincari autostradali, prima di tutto. Torniamo a sollecitare la creazione di un tavolo istituzionale con la presenza della concessionaria, spiega Nazzarro, un tavolo che possa giungere a una ridefinizione dei criteri di concessione e garantire la riduzione definitiva e adeguata dei pedaggi autostradali, la declassificazione del tratto urbano dell'A24 che va dalla barriera di Roma Est fino all'intersezione con la tangenziale Est e la declassificazione da tratto montano a non montano di numerosi tratti dell'A24 e A25 e per trovare insieme, conclude la portavoce dei sindaci, la soluzione definitiva al problema dei pedaggi e della sicurezza delle autostrade. Tutto in alto mare invece sul fronte strada dei parchi. Le questioni più urgenti, tariffe autostradali, aggiornamento del PEF e sblocco dei fondi per completare la messa in sicurezza antisismica, sono ferme ad agosto, come spiegano dagli uffici della concessionaria. Il decreto Genova, in cui rientra anche il finanziamento per le autostrade gestite dal gruppo Toto, è approvato da ottobre e convertito in legge, ma resta lettera morta, dicono da strada dei parchi, perché non abbiamo ancora i fondi. Senza il PEF è impossibile programmare qualsiasi intervento, persino le banche non sono disposte a concedere prestiti per la prosecuzione dei lavori. Intanto il governo ha inviato il piano economico ancora non condiviso con la concessionaria alla Commissione europea, un passaggio incomprensibile per strada dei parchi. Una situazione che solo apparentemente resta tecnica dunque. Dopo le elezioni in Abruzzo, la campagna elettorale prosegue infatti sul fronte delle europee e il timore che il governo non muoverà un passo fino ad allora.